Suka Mike, suka! No, non mi riferisco a Mike of the Desert, Sabaku. Quello se lo merita sempre un suka che è un ragazzo, però in questo caso non mi sto riferendo a lui, ma bensì a un fan di Dadobugs che mi rompe le scatole da una vita, mi insulta, mi augura la morte e quant'altro, credendo che io sono un boxaro, invece sono un PC Master Race. E proprio di questo vi devo parlare. Vi parlerò da PC Master Race quali sono di Xbox Series X. Sentite già il nome pure, Xbox Series X. Però finalmente un nome che ti riempie la bocca e non ti fa sentire un coglione. Scherzi a parte, ormai tutti sapete, trend topic di Twitter, è stata svelata Xbox Series X. Finalmente, seppure un prototipo, ma è molto simile a quella che sarà venduta commercialmente. È stata svelata a tanti influencer americani. È stata fatta toccare con mano la nuova console di casa Microsoft. Qui, per la prima volta, non stiamo davanti a una console videoludica, ma stiamo davanti a un prodigio della tecnica. Di solito, fino alla scorsa generazione, le console erano solo delle robe per giocare ai videogiochi. Anzi, l'ultima generazione erano dei PC fascia merda. Invece, per la prima volta con Xbox Series X abbiamo potuto toccare con mano l'innovazione tecnologica. Cazzo, quelli è un PC di fascia alta inscatolato. Poi abbiamo visto c'è anche quel SSD da 1 tera. Cioè, un affare così piccolo contiene 1 terabyte. Porca puttana, se non è innovazione questa! 1 terabyte lì dentro! Lì dentro! Manco le memorie M2 tra un po'. Vogliamo parlare della macchina, della scheda video che ha, delle robe che può fare quella scheda video che sta lì dentro, quella GPU, in coesione con quella CPU. Ci porteranno il ray tracing? E non solo come tecnologia video, renderanno il video funzionale come l'occhio umano. È una procedura abbastanza complessa da spiegarvi, la tecnologia della GPU. Per chi è interessato e vuole approfondire, vi lascio il link in descrizione di IGN dove spiega benissimo l'argomento. Io vi posso dire, perché mi piace semplificare su questo canale, non voglio essere palloso, vi posso dire che semplicemente avete presente l'occhio umano, come vedete il mondo reale? Ok, molto probabilmente ora riusciremo a vedere più o meno nello stesso modo. Attualmente la grafica dei videogiochi è arrivata a un punto veramente altissimo, fotorealismo da paura, ma il problema è che è solo realismo estetico, cioè i poligoni sono realistici, ma non c'è ancora quel fotorealismo, non c'è nemmeno il ray tracing soltanto riesce a darci il fotorealismo. Si vede che stiamo vedendo dei poligoni falsi digitali, pure con ray tracing. Mentre con la tecnologia su questa nuova console avremo per giunta la simulazione del campo visivo, col blur nelle zone dove deve diventare blur e quant'altro, fatto come Dio comanda, adattivo e cioè si potrà programmare. Poi starà tutto a vedere se gli engine riusciranno a semplificare la vita dei programmatori o escono programmatori cazzuti che riescono a sfruttare questa tecnologia. Quindi i 12, 13, 50 teraflops che dichiareranno, staremo a vedere quanti ne useranno effettivamente e quanto riusciranno a spingere queste macchine. Però attualmente Xbox Series X mi ha colpito in positivo, perché lì, in quella scatoletta, abbiamo un PC di fascia medio-alto, suppongo? Per quanto mi riguarda, quello è un PC di fascia alta. Poi non so se i PC di fascia alta saranno ancora più potenti, però cazzo, la potenza di calcolo in quel poco spazio e cazzo, ingegnerizzato in quel modo pazzesco. In questo video si vede come si diverte il tipo a montarlo come se fosse un Lego la console. E poi, a maggior ragione, un'altra cosa bellissima che sto amando di Microsoft, che finalmente è diventata aperta come azienda. Sì, lo so, ci starà prendendo per il culo, non è open source, è sempre la solita Microsoft. Però ha capito come funziona il mercato. Non serve più a un cazzo blindarsi. E quello dovrebbe imparare anche Sony, smettere di blindarsi, aprire tutto, far sapere come si è. Non bisogna nascondere niente.
dare in pasto agli utenti tutto, perché gli utenti devono fidarsi di te. Cazzo. È stata fantastica dal punto di vista di marketing anche Microsoft. Quindi niente da dire a questo punto di vista, che sta veramente martellando sul marketing, lo sta facendo nel modo più corretto possibile. E poi inoltre, a quanto pare, le lezioni di Stallman hanno dato i suoi frutti. Per chi non lo sa, Stallman è il padre dell'open source, il padre della cultura del copyright free o del copyleft. Quindi è maggior ragione, quindi Microsoft, che sta adottando da anni questa politica e sta capendo che non importa chiudere il suo sistema, anzi regalarlo, svenderlo, diffonderlo il più possibile, così da poter avere più utenza per i propri servizi e vendere i servizi. Perché vi dico, ragazzi, non so se è un'ultima generazione, ma io, da quando ho Game Pass per PC, 4 euro al mese, non sto più aprendo né Steam né Epic. Nemmeno Epic sto aprendo, nonostante Epic mi sta regalando tutti i giochi che ho sempre voluto possedere dalla mia wishlist Steam. Eppure Epic e Steam stanno morendo nel mio PC. Xbox Game Pass, con quel launcher tutto buggato che dà un sacco di problemi, niente, io lo sto devastando. Ogni sera, appena un attimo libero, prendo e apro Xbox Game Launcher. È veramente ora, se Xbox Series X è veramente quello che sembra, Gears 5 gira in modo semplice e tranquillo. Un'altra cosa non da sottovalutare: si potrà giocare a tutto il parco titoli Xbox, Xbox 360, Xbox One. Più apertura di così, questa è l'apoteosi della console. Questa è la console definitiva. Poter giocare tutte le console precedenti, tutti i giochi, tutto il parco titoli delle console precedenti. Cavolo. Tutti quei giochi che ho nel mio scaffale potrò giocarli e non dovrò soffrire come sto facendo adesso, che per giocare a Lundra, Shadow of Memories, Final Fantasy X, che sono titoli che posseggo originali, sto smadonnando con gli emulatori per farmi girare questi titoli che posseggo originali. È uno scandalo. Per giunta su PlayStation non posso avviarli, ma dovrei ricomprarli. Cioè, dopo che all'epoca ho speso fior di soldi per possedere Shadow of Memories, Alundra e Final Fantasy X, dovrei ricomprarli. E veramente sto impazzendo con gli emulatori. Non è normale come cosa che PlayStation non mi permette ancora di giocare ad Alundra, mentre Xbox lo sta permettendo. Quindi questa è un'altra ragione per cui, anche se costasse 800 euro, un pensierino lo farei per sta console. E poi, come ho detto, qui sta una tecnologia avanzata. Per una volta, se compriamo Xbox Series X, stiamo comprando un PC di fascia alta per giocare, non un PC di fascia merda. Mettetelo bene in testa. E poi, se come minimo quella console è anche piratabile un po', con quelle SD che si possono inserire, magari si può far girare altro, è la console definitiva per il retro gaming pure. Diventerà la console da retro gaming definitiva. Finalmente potremo giocare ai giochi Dreamcast e Nintendo 64, che non girano su nessun cazzo di dispositivo di fascia bassa, ma devi avere un PC della Madonna per far girare i loro rispettivi emulatori. Questo è un po' assurdo che ci sia la pirateria, però è anche vero che la pirateria ormai è da cretini. Cioè, chi scarica un gioco pirata ormai è un cretino, nel senso, si perde un sacco di possibilità come gli achievement, il salvataggio in cloud e tant'altro. Quindi al giorno d'oggi piratare si può fare, perché tanto la gente piraterà, ma vi perdete i servizi. Quindi sti cazzi, se Microsoft permette anche la pirateria su quella console, ha fatto tombola, diventa la console definitiva. Anche senza la pirateria, tutto quello che ho detto prima, cioè è la console definitiva, punto e basta.